tirato molto l'ultimo intervento, volevo ringraziare chi è intervenuto prima perché mi ha dato anche delle informazioni tecniche che per me erano importanti, oltre che valutazioni di tipo politico. Mi ha stimolato la signora perché io sono stufa ormai di piangere perché non coinvolgiamo i giovani, bla bla bla. Cioè il discorso reale è questo, che tutti i tentativi che si fanno per non dare un'informazione corretta, o meglio per dare disinformazione, vengono fatti a iniziare dalle scuole. Qui ci rifacciamo al discorso precedente, il discorso è lungo, cioè quando nelle scuole vengono portati i militari a insegnare ai giovani che cos'è la solidarietà, basta questo, cioè prima non entravano i militari in divisa nelle scuole, non si era mai visto, e questo è un aspetto. Per quanto riguarda poi un altro aspetto dei giovani e non giovani, voglio dire, i giovani sono, si cerca di portare via loro la dignità di essere e di vivere, perché i giovani sono costretti, innanzitutto non hanno lavoro, non hanno una sicurezza del proprio futuro, moltissimi dei nostri figli, compresi i miei, sono fuori, sono emigrati per riuscire a sopravvivere, e quindi a lavorare. Ci sono dei casi esemplari di dignità. Da poco ho parlato con un signore che era disoccupato, uno grande questo rispetto ai giovani, anche lui giovane purtroppo per il mondo del lavoro, una persona di una cinquantina d'anni disoccupato perché avevano chiuso la sua azienda, gli hanno offerto un posto di lavoro alla fabbrica di bombe RVM, questo signore ha rifiutato, è rimasto disoccupato altri 2 anni. Ci sono questi esempi eclatanti, però mettiamoci nei panni anche di chi si trova a dover affrontare questo grosso dilemma nella propria vita. Devo lavorare a tutti i costi o mi pongo il problema se lavorare vuol dire risolvere il mio problema ma portare la morte da altre parti? E questo succede anche in altri campi. Questo semplicemente era la cosa che mi ha stimolato, però avevo preso diversi appunti su alcune cose dette. Volevo dire questo. Intanto, giustamente, l'intervento di Claudia mi ha riportato alla mia realtà. Io, in quanto sarda barbaricina, mi ponevo il problema dei piccoli centri che rischiano lo spopolamento e in più hanno questo grossissimo problema che ovviamente agevola lo spopolamento, però esistono anche i grossi ospedali nelle città, che è un problema sul quale secondo me bisogna riflettere parecchio, che fa il paio con l'invasione della Corian, perché io ho avuto la fortuna sfortuna di conoscerli alla clinica San Salvatore. Questi maledetti utilizzano la convenzione per un mese, ma se tu rimani di più, o 20 giorni, non mi ricordo più, se tu rimani di più devi sganciare quasi 200 euro al giorno. Cioè, voglio dire, sono degli ospedali privati che fanno tutti i loro interessi, che quindi anche si abbelliscono per attirare il cliente, cosa che il pubblico ormai si è scordato apparentemente di fare. Quindi qual è l'unica, sto cercando di sintetizzare al massimo, abbiate pazienza, qual è l'unica nostra salvezza che io vedo per quanto riguarda tutta questa serie di problemi? I comitati, i movimenti, ma cosa stanno facendo per evitare che i movimenti, i comitati e chi resiste ancora possa farlo in futuro? Decreto sicurezza, cari miei, decreto sicurezza ci taglierà le gambe alla grande, quindi riflettiamo molto su questo aspetto. Noi comunque continuiamo a lavorare, ma loro si stanno armando dall'altro punto di vista. Altro discorso importante, questa è l'unica cosa di cui non ho sentito parlare, ma chiaramente perché avete giustamente parlato d'altro, il discorso della prevenzione non esiste più. Cioè vi do solo 2 esempi e poi chiudo, perché è giusto che tutti dicano, almeno diano un contributo, anche se minimo, a questo incontro. Cioè vi faccio 2 esempi perché mi sono venuti in mente ora, perché li ho vissuti e quindi evidentemente ce ne sono anche tanti altri. Mia figlia, che voleva fare la prevenzione per la serie dell'epatite, il discorso dell'HCV, sì cara mia, la puoi fare, te la devi pagare, sono 3 dosaggi, ognuno costa 100 euro, un esempio. Un altro esempio, io sono stata redarguita dal mio medico di base perché non mi sono mai fatto una colonscopia e sono abbondantemente fuori età per fare una colonscopia, e mi ha fatto la richiesta col fatto che ho diritto a non pagare niente per prevenzione perché rientro nella fascia di età. Ok, ho telefonato, prima possibilità, maggio dell'anno prossimo, ho già chiamato all'inizio dell'estate.
chiaramente, oppure l'alternativa, io di Cagliari per fare prevenzione devo andare a Muravera a fare un esame così invasivo, mi dispiace, non ci vado, io che posso probabilmente ricorrerò al privato. Grazie. Siamo ancora nei termini giusti, se c'è qualche intervento. Allora, Rosalba mi ha, diciamo, anticipato, perché noi oggi in effetti abbiamo descritto uno scenario che è veramente drammatico e sembrerebbe quasi che non ci sia possibilità di avere una sanità diversa e migliore, ma i medici che operano quindi nel settore, che stanno a contatto con i cittadini, che non sono clienti, sono utenti, perché la dobbiamo smettere di considerare le aziende sanitarie non devono produrre utili, devono far star bene le persone. Quello è stato già l'inizio della fine, considerare la sanità un'azienda e i cittadini, i clienti. Allora, chi lavora nella sanità sa bene cosa si può fare per rendere la sanità più efficiente, migliore, più moderna, riqualificata, quella modernizzazione di cui Arru ci parlava quando veniva a presentarci questa sua riforma, e che di fatto modernizzazione non era. Allora, una delle parole magiche è la prevenzione. Noi dobbiamo investire in prevenzione, che è la parte negletta della sanità, perché ritorniamo al discorso che facevamo all'inizio della presentazione della mia relazione. Il primo scopo è quello di mantenere le persone in buona salute, e se vogliamo risparmiare sulla sanità, che significa risparmiare sulle cure e sull'ospedalizzazione, dobbiamo investire sulla prevenzione. Quello è l'unico modo per risparmiare. Si fa un investimento iniziale, anche massiccio, per risparmiare successivamente. Il buon padre di famiglia ragionerebbe in questi termini. Un altro aspetto è quello di riformare il territorio. Quando Arru venne ad Alghero nel 2015 a parlare della sua meravigliosa riforma ospedaliera, fu la prima obiezione che io gli feci: ma mi scusi, lei sta iniziando questa riforma dal tetto, prima di mettere le basi. Allora, lei si è mai chiesto perché la gente si rivolge all'ospedale più di quanto dovrebbe? Si rivolge all'ospedale perché non trova risposte nel territorio, perché dobbiamo davvero superare la visione ospedalocentrica. Io sono di questo parere, ma la superiamo solamente se nel territorio i cittadini trovano tutte le risposte che chiedono, cosa che invece non è. Allora, abbiamo liste d'attesa, tutti voi avete esperienza di liste d'attesa lunghissime, di esami che ci vengono fissati per l'anno successivo, tra l'altro senza una distinzione fra ciò che è accertamento diagnostico e quindi necessita di tempi rapidi e ciò che è follow up, perché chi ti risponde al CUP ha giusto un agente e ti dice: il primo posto libero è questo. Poi, se tu hai il mal di pancia e vuoi sapere perché hai il mal di pancia e hai la necessità di fare l'esame, insomma, nell'arco di pochi giorni, all'operatore non gli importa niente, ma poverino, lui non ha colpa, è il sistema che non funziona. L'altra cosa è fare rete, cioè tutti gli operatori che stanno sul territorio devono essere messi in rete. Io devo avere la possibilità, come medico di continuità assistenziale, di rapportarmi con i medici di assistenza primaria, con gli specialisti del territorio, e il territorio si deve rapportare poi con l'ospedale, non come succede spesso oggi, che le persone vengono dimesse, non si attivano i servizi sul territorio, le persone ritornano a casa e sono disperate perché non sanno che cosa fare. La rete è indispensabile. Il progresso tecnologico, Gigi faceva l'esempio della telemedicina, la tecnologia non può sostituire l'uomo, la tecnologia deve viaggiare a fianco alla professionalità umana.
io mi auguro che si faccia uso della telemedicina, ma per rafforzare quello che già noi medici sul territorio possiamo fare. Io mi immagino un futuro in cui i medici di guardia medica possano usufruire della telemedicina, ma mantenendo tutti i presidi presenti nel territorio, perché se uno sta male, la guardia medica è l'unico presidio aperto durante le ore notturne, l'unico luogo, la rappresentanza dello Stato, l'unico luogo dove le persone possono rivolgersi. Togliamo anche questo nei piccoli centri, li stiamo condannando veramente a morire. E ultima cosa, l'assistenza anche nel senso non proprio sanitario, i piani personalizzati. La nostra regione è partita con i piani personalizzati che sono un fiore all'occhiello, diciamo, dei nostri progetti, ma adesso per accedere al progetto Ritornare a Casa, per esempio, che è un progetto meraviglioso, vi posso garantire, devi essere prossimo a finire nel cimitero. Ma che senso ha questo? Quando quel programma era nato proprio per aiutare le persone che rischiavano di essere non autosufficienti e rischiavano di essere istituzionalizzate, per evitare che questo accadesse. Adesso non è più così, devi essere praticamente orizzontale, devi essere orizzontale. Allora, pensiamo che ci sono tanti anziani che vivono soli, la solitudine è anche fonte di patologia a volte, perché chi è solo e non è accudito, non ha cure parentali, spesso si ammala di depressione. Ecco, pensiamo a questo. I piani personalizzati di sostegno alla persona sono utilissimi. È così che si fa risparmio, facendo queste cose, non tagliando i servizi. Grazie Paola. Allora, prima di dare la parola a Claudia, che per l'inclusione, che poi si rilascia anche verso l'iniziativa. Sì, ricordo Claudia che nessuno parla della sanità penitenziaria. È stata l'unica consigliera regionale che si oppose quando nel 2012 ci fu il passaggio della sanità penitenziaria dal Ministero della Giustizia al Ministero della Salute. L'unica consigliera regionale, e io lo ripubblico sempre su YouTube, il suo intervento in consiglio regionale quando fu discusso questo passaggio. Oggi non si parla più di sanità penitenziaria, si parla di ADS, si parla di linee guida, e le aziende sanitarie locali, storiche, Oristano, Nuoro, Sassari, Cagliari, continuano ad andare per i fatti loro. Non c'è una linea comune e i medici lavorano allo sbando, in un luogo dove la giustizia dovrebbe essere garantita. Non sono medico, però per me è così. Per me è pagnotta, perché mio marito per 30 anni ha fatto il medico in carcere e oggi è tutto azzerato, è tutto scampato per aria. Quindi vorrei ricordare a Claudia questo passaggio molto importante. E un'altra cosa importante per i medici di base è che oggi sono sempre richiamati dalla ASL sulle prescrizioni, e il medico deve pagare in prima persona, tal punto che mio marito ha detto: io vengo con l'avvocato la prossima volta, perché voi non mi potete imporre quello che devo prescrivere o quello che non devo prescrivere, perché io l'avvocato, quindi della famiglia, sono alle porte di casa se non do quello che devo dare. Cosa vogliamo fare? Nessuno parla. I medici stanno subendo in silenzio, non parlano, fanno rete. Grazie Carla. Stiamo chiudendo gli ambulatori vaccinali nel territorio anche. Quindi ci sono diversi paesi, tipo Argos, Gospanaliga, Padigiones, dove si stanno chiudendo. Adesso per un po' di proteste hanno ritirato l'idea, ma subito dopo le elezioni è una cosa che verrà fatta. Quindi queste saranno spese sulle famiglie, parlo dei vaccini, intanto tengono tutti, e quindi vaccini che le famiglie dovranno pagare, anche perché in utilizzo di auto, diciamo, perché non hanno... Molte volte non tutti hanno le risorse per andare e tornare nei vari centri dove li faranno. Questo, il territorio lo stanno veramente devastando. Oltre alla prevenzione vera, che ne so, test per la microcitemia, se ne vogliamo parlare. Adesso non viene fatto più uno screening generalizzato, un periodo si sapeva, si faceva prevenzione vera, forse sino al 2014, poi si è abbandonato, perché o una donna deve essere in attesa, e come esame preconcezionale viene concesso a lei anche la
a livello regionale non si sapeva bene che fine faceva il partner, perché lo pagava, o se la fa una coppia di giovani, se lo paga viene a pagare 50 euro per poterlo fare. Abbiamo un'alta percentuale di microcittadini. Bene, grazie anche per questo intervento. Chiederei al professor Mario Loi se vuole una battuta, di è stato chiesto. Sì, prego. Mario Loi, professor Mario Loi. Il mio sarebbe solo un intervento tecnico, perché sono un medico, ho concluso la carriera come primario di neuropsichiatria infantile e mi sono interessato di malattie rare. In realtà ho ricevuto parecchi riconoscimenti, tanto che nel 1993 fui nominato responsabile per la genetica nella neuropsichiatria infantile a livello nazionale. Guardate il caso però che non ho mai ricevuto a livello regionale un minimo di incarico di segreteria come neuropsichiatra infantile oppure come epilettologo, benché abbia avuto comunicazioni con mezzo mondo. Per quanto riguarda Olbia, ci siamo subito arrabbiati. Fece una riunione lì in anatomia patologica, c'era Gavino Fan, che raccolse le persone più referenti per questa patologia e si mise subito in evidenza che questa iniziativa valeva più per acquisire dei territori da modificare dal punto di vista della funzione territoriale, cioè l'uso del terreno agricolo oppure altre risorse, perché diventasse una risorsa per il Qatar. Nessuna obiezione invece dal punto di vista tecnico. Nel 77 iniziai l'epidemiologia delle malattie rare in Sardegna, vuol dire 23 anni prima della promulgazione della legge sulle malattie rare. Aveva dei principi molto importanti, però fu arraffata da primari che volevano, attraverso questa legislazione, acquisire ancora più interessi. Noi non abbiamo sicuramente bisogno di emigrare fuori, perché se uno conosce i principi della diagnostica, si regola dalla sintomatologia e ha quantomeno il dubbio della patologia che dovrà affrontare. Ho mandato DNA a tutto il mondo, dall'Australia agli Stati Uniti, in Europa ugualmente, e ho avuto contatti con tutti i principali centri. Nessun paziente mio è dovuto andare fuori per avere una terapia, se non una patologia molto particolare che veniva eseguita in Francia, e sono andato ed ero nella regia del primario mentre si eseguiva questo intervento. Per cui ero anche personalmente edotto che quando questo paziente fosse tornato qui a Cagliari avrebbe avuto una consulenza, una continuità in questo modo qua. C'è una perdita di dignità, perché le malattie rare rappresentano anche una ricchezza clinica, scientifica, e mandare così di primo acchito il paziente fuori è una perdita di dignità clinica. Secondo, la continuità terapeutica vuol dire essere vicini al paziente. Se noi mandiamo questi pazienti fuori, spendiamo un sacco di soldi e non abbiamo più la continuità. Per cui le 3B, che io dico sempre, buono, bello e bravo, vanno a finire senza che ci sia un'operatività pratica. Il buono quando si opera, per esempio, con un osservatorio. Noi non abbiamo avuto sino a 3-4 anni fa il registro delle malattie rare, cioè significa che come possiamo contrattare con quelli del Qatar se non sappiamo neppure quanti sono e come sono e dove vivono e di cui hanno bisogno. C'è stata sicuramente una manina che ha messo in mezzo questo materobia per le cosiddette malattie rare, senza alcuna competenza clinica. Io potevo, però guardate, c'è anche un altro aspetto, io sono seguese, per cui penso che la programmazione vada fatta anche in base alle possibilità economiche che abbiamo e in base anche alla realtà sociale. Il sociale si sta deteriorando parecchio. Se voi pensate a quante deviazioni per droga ci sono veramente numerose.
il mio desiderio sarebbe stato di seguire quell'indicazione che mi dava il fratello di Aldo Moro, Alfredo Moro, col quale avevo una certa... Qui è mancato anche la protezione dell'infanzia, con un tutore dell'infanzia che potesse assistere tutti quegli avvenimenti organizzativi da parte delle varie istituzioni a livello ospedaliero, a livello scolastico e a livello sportivo, per poter dare delle drizze in maniera che i giovani venissero curati culturalmente e socialmente già nelle scuole. Per quanto riguarda l'informazione, io ho ancora tutti gli elenchi dei miei pazienti. Vuol dire che da quando ho iniziato, io traevo motivo per sapere come andavano, perché la continuità della storia di questi pazienti sta cambiando parecchio. Certe cose si vengono a scoprire anche 20-30 anni dopo. Se abbiamo un buon registro, possiamo recuperare quell'esperienza e dare questa immagine ai futuri medici, altrimenti non se ne viene fuori. E poi l'ultima cosa che vorrei fare, c'è un Andrea qua, no? Quello che ha parlato per primo. Andrea Cugusa, auguri, ieri era Sant'Andrea. E non è, ed è una bella abitudine, perché io ho avuto sempre nell'elenco dei miei pazienti il loro nome in maniera da telefonare. Era un sotterfugio per sapere come andava, perché il medico non deve mai aspettare che l'altro chieda. Noi medici dobbiamo chiedere come stai e con gli occhi vedere e dire: ma tu hai bisogno di questo qua. Questa è la prevenzione. Bravo.